Assessore Terzi, la Giunta ieri ha deliberato per quanto riguarda i limiti dei veicoli inquinanti. Quest'anno si mantengono gli stessi limiti, cambiano le date. Sì, abbiamo fatto un passo in più rispetto a quella che era una tradizione ormai consolidata in Regione Lombardia. Ci siamo adattati a quello che era il calendario applicato dalle altre tre regioni che con noi e il Ministero hanno sottoscritto il nuovo accordo del bacino padano, cioè Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, e quindi i limiti entreranno in vigore dal 1° ottobre 2017 sino al 31 di marzo 2018, e da quest'anno in poi le date saranno sempre queste. Quindi quella che era la famosa stagione termica, 15 ottobre-15 aprile, si trasforma in 1° ottobre-31 marzo. Quindi non ci sono giorni in più di divieti, solo una rimodulazione di quello che è il calendario. Ripeto, questo serve, è un passo in più verso una semplificazione, un'omogenizzazione di quelli che sono i provvedimenti. Chi si muove tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia può contare su un unico calendario, cosa che devo dire, soprattutto per chi fa imprese e per chi appunto deve lavorare su queste quattro regioni, vuol dire effettivamente realizzare per questi una grande semplificazione. Quindi ricordando proprio in sintesi quali sono i veicoli che non potranno circolare, quali invece che dovranno sottostare a questi limiti, diesel per Stiamo esempio. parlando, ricordiamo, sempre della fascia 1 e 2, quindi della Sì. parte centrale della regione Lombardia, che è la parte però più popolosa e più industrializzata. Sono gli Euro 3 e gli Euro 2 diesel fino appunto a questo tipo di categoria, i benzina Euro 0, e poi dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 7:30, quindi 7:30 e 19:30. Questa è insomma quelli sono i divieti che ormai da tempo, devo dire, abbiamo imparato a conoscere e spero anche a rispettare sulla gran parte del nostro territorio. Ecco, nel frattempo ho ricordato che si stanno studiando altri strumenti di cui anche parlato con il ministro Galletti per dar seguito alle richieste dei sindaci. Assolutamente sì, l'interlocuzione col Ministero, che non è direttamente competente su tutte le questioni, ma senza dubbio chiediamo una grande attivazione, è quella relativa, per esempio, tra tutti, alla possibilità di utilizzare le telecamere che già sono installate sul nostro territorio per la videosorveglianza, anche per monitorare l'accesso appunto delle categorie più inquinanti. Uno dei limiti grandi dei provvedimenti relativi ai divieti è la difficoltà di ottemperare poi a un controllo e quindi di rendere efficace il provvedimento medesimo. I sindaci lamentano appunto la scarsità di risorse in termini di personale della polizia locale e la scarsità anche di risorse economiche. In questo senso ci darebbe fortemente una mano un provvedimento nazionale per cui basterebbero due righe veramente di legge o un intervento in una qualsiasi delle tantissime troppe leggi che ogni anno lo Stato centrale ci rifila. Ecco, devo dire che in questo caso, e nonostante una richiesta che viene avanzata dalle regioni e dai sindaci, dalle città metropolitane da ormai 3 anni e mezzo, non c'è stata ancora alcuna risposta da parte del governo.